Ma nemmeno di voltarsi da un'altra parte fu per dire. Nemmeno di dire amen. Anche un volendo bisognava vedere. E bisogna riconoscere che il Signore l'aveva creato proprio bene, va. Davvero, davvero. Perché non ce l'avevi mai fatta vedere? No, non lo so nemmeno io. Forse perché le mi piacevano troppo, lo confesso. Poi pensavo che loro le si sarebbero scandalizzate, per quanto non ci sia nulla di male, che male c'è. Poi vedevo che a loro le mandava diverse dalle mie. Ma... Oh, via. Via, Niobe. Andiamo a mangiare, eh? Andiamo a desinare perché io ho fame. Vieni, Carolina. Ma perché? Che ore sono? Fra pochino gliele tre. Allora, si mangia. Allora bisogna mangiare, no? Signorine, signorine, che vuol dire? Stamani, stamani nessuno mi ha voluto far credito. Come? Nessuno ti ha voluto far credito? Ma com'è possibile? Allora... Oh, mio Dio... Dio... Dillo te... Dillo te... Senti, senti, Niobe, bisogna, bisogna parlare un momentino. Dica, dica, signorina. Ecco, ecco, vedi, Niobe, questo gli è un, sì, gli è un brutto momento per noi. Siamo senza lavoro, tu lo vedi? Poi tornerà, vero, Carolina? Tornerà di sicuro, tornerà, si andrà a Firenze, si cercherà le nostre vecchie clienti, ci si raccomanderà. Offriremo condizioni vantaggiosissime. Ecco, ecco, ci si accontenterà di guadagnare pochino pochino, tanto da poter vivere, ma ora come ora... Credi, non si sa proprio come fare, vero Carolina? Diglielo te. Abbi pazienza. Abbi pazienza, Niobe. Abbi pazienza se ti chiedo un favore. Te lo chiedo prima di tutto perché conosco il tuo buon cuore, ma soprattutto perché sono sicura che ti si potrà restituire tutto quello che tu ci potrai dare. Abbi pazienza, abbi pazienza, ma in questo momento non si vede altra salvezza che te. Lo vedi? Lo vedi come siamo ridotti? C'è più nulla. E io che mi domandavo perché tu non ce l'avevi offerti prima. Sei rimasta senza un soldo anche te. Povera Niobe. Ecco perché non dicevi nulla. E io che non capivo. Che bestia, che bestia. Loro lo sanno che io... Il mio salario non ne spendevo quasi nulla. Sul libretto alla posta ci avevo 10.000 lire. Lo
Loro lo sanno che io ogni tanto ce l'andavo a mettere, se ne ricordano, è vero? Io il mio salario lo portavo tutto là, si può dire, salvo qualche cosina che mi serbavo per non restare proprio senza un centesimo in tasca. Le prime 5.000 le ho dette per la motocicletta. L'avevi dato i te. Capiranno, loro non avevano voluto cedere, si impuntarono a dir di no fino alla fine. Io che dovevo fare? Ecco perché. E noi si credeva gliela avesse date qualche cialtrona, e invece l'avevi dato te. Sì, 5.000 lire. Ma però costava 10. Sì, il resto lo doveva pagare dopo a respiro, per quella volta a me mi chiese altro. Poi dopo, se ne ricordano, la vendette per l'automobile. Vedi, te lo dicevo, quello piuttosto. Si sarebbe fatta ammazzare che chiedere quantini alle donne. 5.000 gliele dovetti dare quando tornò da Viareggio all'improvviso. Mi parlò di un affare dal quale dipendeva il suo avvenire. Capiranno, io non volevo avere dei certi rimorsi sulla coscienza, povero giovane. Poi io... da tanto tempo alla posta non ci portavo più nulla. Le spese erano tante e ci sarebbe voluta la zecca in cantina, altro che le mie miserie. Ma poi cosa vogliono? Chi va fuori ha bisogno di tante cosettine per non sfigurare davanti agli altri. E poi le lenzuola di casa, le sono così ruvide. Vanno bene per noi. Andiamo a letto con la camicia. Se avesse dormito con la camicia anche lui, non avrei detto nulla. Ma tutto nudo, a quella maniera, non si poteva nemmeno vedere. Le ne avevo comprati io, di quelli buoni, di lino, leggeri e freschi. E mi faceva troppa pena pensarlo con quelle lenzolacce rustiche. Non aveva mica bisogno di grattarsi la ronda. Era un avorio, la superbia. Era tanto buono, come le gradiva certe finezze. Era nato proprio per fare il signore. Davvero. Ma guarda bello, guarda. Ma guarda che spalle. Che belle gambe slanciate. E poi forte, ma nello stesso tempo elegante. Elegante, sì. Distinto. Sì. Il sorriso, dove me lo metti il sorriso? Un angelo, un angelo. Oh, Simonite, accidenti a te. Ma che buffate? E che buffate? Non posso sapere. Sono mie e si fa quello che ci pare. A vedere, dobbiamo rendere conto a te. Un euro da andare a mangiare. No, noi non abbiamo fame. No, noi non ci abbiamo. Ma io sì, E allora arrangiati. Sta ferma, piglia che mi Arrangiati. Certo che mi arrangio, ma per me, soltanto per me, statene sicure. E non certo qui, dove non c'è rimasto più neanche un tozzo di pane per un cane. Mi arrangio subito, e come? E ve lo fa vedere subito come mi arrangio. Andrò a fare la serva, sì, come ho fatto fin qui a queste due belle signorine, a queste due scimunite con quel lazzarone di loro nipote. Ma almeno lì mi daranno da mangiare e un salario alla fine di mese. Qui invece si lavorava per la bellezza delle padrone. No, carine mie, no, trovatevene un'altra per farvi scaccolare. Io me ne vado, Dio! L'avessi fatto prima, mi ritroverei in questi guai, che ho impegnato perfino gli ori per voi. Tu! Via fuori! Sì, fuori di fuori! Fuori! Via! Fuori di casa! Sì, certo! Fuori, certo, fuori, e me ne vado! Lascia lavorare la signora, le caccole! Fuori! Disgraziata davvero! Sempre compagna quella, invidiosa, piena di veleno. Un serpente, quella là non è una donna, lei è sempre serpente. Fatemela trovare da Fellino. Vecchie Bertucce! A chi vecchie Bertucce? Ruffiana, Budello! Noi, fuori! Fammela la coppia! Io me la coppia, lasci sto me la tutte
facciano il piacere. Si regge noi. Qua c'è una chiave, chissà dove. Ma loro che vogliono. Ma guardali lì bellini. Ma che li stanno a guardare? Che vogliono? Che c'è? Che avanzate qualche cosa? Cosa dovete avere? Cosa volete? Ditecelo, via! Braconi! Non ci avete mai viste? Cosa c'è da guardare? Guardate le vostre figliole, pettegole! Ecco, andate a spazzare davanti ai vostri usci! E ce n'è tanto lì di su di ciume! Le tavaio! Guardali lì! Bigelloni! Sudicioni, schifosi! Oh! Su noi non c'è nulla da dire, capito? Noi siamo per bene! Sì. E ce ne vorrebbe in tutte le case della gente come noi due! Oh, ma che siete ammattite! Ma che maniere sono codeste! Occupatevi dei fatti vostri! Donne come noi non ce ne sono più in paese! Fu rotto lo stampo quando ci fecero! Musi di sciuco! Bene! Ma che non è tutto questo peso, le vanno considerate, ore vecchie, le vivevano per quel ragazzo e ora le sono rimaste abbandonate da tutti, senza lavoro, senza un soldo, io dico che le siano anche senza mangiare. Noi si capisce tutto, reverendo, ma c'è modo e modo. Ma lei non sa le parolacce, i gesti, ci hanno fatto di noi. Ma quali parolacce, quali gesti? E poi non è vero, reverendo, che lui non abbia il lavoro. Basta che l'alzi in un dito, l'avranno da capo davanti alla porta le file delle clienti. Con piacere. Magari non saranno più quelle di prima. Anzi, se c'è qualcuno che avesse bisogno di loro, te, Rosina, che tu ti sposi. Io? E poi che te lo faccio nel corredo? A me? Via. Sì, io mi verrebbe vero. E se tu glielo chiedi con buona grazia, se tu paghi... Ma io pagare pago, e in contanti, no mamma? Ma te tu lo sai, Niobe, a noi non ci hanno voluto fare mai nulla. Fidatevi di me, ci penso io, le convinco io. Che bello. È meglio i poveracci come noi, che si paga fino all'ultimo centesimo, invece di tanti signoroni che non finisca mai di saldare conti. Allora, potrebbe essere la volta buona anche per la mia figliola, che anche lei la si sposa. E si capisce, ovvia. Dopotutto, se stanno ancora in quella casa, è perché io so buono. È buono. Potrei cacciarle da un giorno all'altro. E ci mancherebbe anche questa. Cacciarle materassi di casa sua. Non ti basta, Fellino, di avergli mangiato ogni cosa? Che mangiato? Mangiato. Che mangiato? Fellino, che mangiato? Tenetemi! Se no vi lasciamo con voi! Quello che ho, me lo so sudato tutto! E come ho! Capito? Dille dalle tue signorine, capito? Tornatevi! Basta! Ricordatevi che siete nella casa di Dio! E finiamola! Badiamo piuttosto da aiutarci e darci una mano l'uno con l'altro. E che siamo? Bestie! No, ma io non domando di meglio. Insomma, io aspetto il momento buono e ve le convinco io. Oh, brava! Basta pagare, si convince sempre. Lo sapete che mi risposero? Che piuttosto di cucirmi una camicia, le si facevano cavare gli occhi. Vero, babbo? Sì. Sì, che piuttosto sarebbero andate a strappar l'erba con denti. Oh, chi è la mia figliola? Babbo, chi è la mia figliola? A voi il corredo per la figliola non ve lo fa. Ah, lo so, lo so. Ma vedrai, se le tue signorine mi capitano fra le mani, tu galline.